Eccolo qui, sì, lo vedete. Credo che ci sia molta emozione nell'apprendere che anche Nicola Sole si è occupato della Divina Commedia, e farlo nell'anno in cui i 700 anni dalla morte di Dante vengono celebrati da ogni parte significa restituire anche alla comunità di Senise una visibilità, ma anche l'occasione di essere conosciuta e di rientrare in qualche modo nel calendario più ampio degli appuntamenti di Dante, delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante. Lo faremo mettendoci da subito in contatto con chi se ne sta occupando a livello nazionale e prima ancora ovviamente daremo la possibilità a quegli studiosi che si sono già resi disponibili per uno studio, per un approfondimento su Nicola Sole, daremo la possibilità di approfondire che cosa Nicola Sole e che taglio Nicola Sole ha dato allo studio di Dante. Ovviamente le iniziative avranno luogo nel periodo estivo, quando ci auguriamo che la pandemia lasci un po' di respiro a tutti quanti. Noi abbiamo pensato a una serie di appuntamenti scientifico-letterari, dei focus sulla produzione letteraria e anche sulla figura, sull'uomo Nicola Sole, l'uomo sia che ha vissuto in regione e anche fuori dalla regione, con questo atteggiamento, con questo respiro, con questo modo di vivere di Nicola Sole, che forse aveva già dei caratteri europeisti, per dirla con un termine che in questi tempi si sente da ogni parte. E quindi questi convegni, accompagnati poi da uno spettacolo teatrale, in aggiunta al coinvolgimento con le scuole, quindi con la presenza dei ragazzi che devono e possono riscoprire Nicola Sole, con una moltitudine di attività. Riprenderemo il premio Nicola Sole e soprattutto a seguito della manifestazione di interesse che verrà rivolta al mondo associazionistico, a tutti gli operatori culturali, attendiamo anche le proposte, le sollecitazioni che verranno dalle parti più disparate e soprattutto anche dalle comunità che sono state già coinvolte a livello regionale e che concorreranno ad arricchire il cartellone degli eventi e del programma. Quindi è un programma ancora in divenire, ancora in costruzione e in continuo aggiornamento. Questo è un volume che fa parte della mia biblioteca personale, che è stato, diciamo, anche in parte un omaggio di un collega a scuola che lo custodiva nella sua biblioteca personale nel comune di Marsico Nuovo. Sentendomi parlare un giorno del Sole, mi disse: guarda, io ho un testo che riguarda proprio il tuo poeta locale, se ti fa piacere te lo porto a far vedere. E poi l'ho convinto a farmelo avere. La cosa importante, perché si tratta di questa pubblicazione effettuata nel 1895, un po' qualche decennio dopo la morte e la scomparsa di Nicola Sole, è che è ricco proprio di una bella raccolta, ma la novità è proprio che all'inizio c'è questo ritratto del poeta Sole,
In appendice invece c'è proprio la raccolta fondi che è stata fatta per fare questa pubblicazione, quindi da parte di questo professor Paladino che ha coinvolto la rivista Lucana a Roma e hanno avviato questa sottoscrizione che è partita dalla città di Roma, poi ha coinvolto il comune di Napoli, il comune di Potenza e la comunità di Senise, quindi sono città di nomi, per questo io lo ritengo una cosa molto preziosa. Qui questo mi ha fatto anche capire che il sole, al di là di quella che era la sua virtù, che era quella di decantare questa nostra regione attraverso i suoi scritti, i suoi canti, questa capacità che anche a distanza di tempo qualcuno si interessasse, magari anche non della nostra stessa, del suo paese natio, quindi di Senise, e far pubblicare questa raccolta qualcosa di buono, non solo in termini letterari, il sole ha seminato. Credo che sotto gli occhi di tutti che comunque è stato un poeta che ha decantato la regione Basilicata, che meglio forse di tanti altri ha rappresentato questo legame forte che aveva con la sua terra natia, e anche delle grandi relazioni che poi ha saputo creare in così poco tempo, perché il sole 1821-1859, insomma, è scomparso all'età di 38 anni, ha fatto tanti componimenti, tanti lavori, traduzioni, romanze, la stessa attenzione che anche il regno borbonico ha dato a Nicola Sole quando gli ha fatto scrivere la danza rurale per il matrimonio, quindi dei reali, la conoscenza con grandi musicisti, oltre al di là di Verdi, anche con Mercadante, che poi ha musicato, quindi la danza guziale, questo rapporto con il conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli, che ha musicato anche altri romanzi, quindi del sole, ecco, il tentativo è questo, avviare un discorso, riscoprire il sole anche attraverso queste relazioni, queste capacità, io dico questo DNA che forse noi lucani abbiamo quando stabiliamo rapporti con altre persone che sono anche fuori dai nostri confini locali e regionali. Questo testo può essere anche un seme per avviare quello che abbiamo sempre più volte manifestato come comunità, di creare una bella biblioteca. Proprio in questa sala noi faremo proprio quest'angolo, in modo tale che uno quando entra in questo salone avrà di fronte questa bella parete tutta attrezzata, e il tentativo è di non fare una biblioteca che possa rappresentare solo una semplice raccolta di testi, ma di fare una biblioteca che abbia un fine soprattutto riguardo agli studi. Il tentativo è quello di costruire attraverso la figura di Sole anche quel periodo storico della nostra regione, e soprattutto fare anche una raccolta di questi personaggi che ha incontrato Sole, che io citavo anche nella presentazione di questa manifestazione, quindi penso a Lamartine, a Monnier, a Puoti, a Napoli, ma anche altri artisti, musicisti, che ha avuto, quindi di cercare di mettere nelle condizioni anche chi vuole approfondire questi temi, di poter rappresentare questo un luogo di studio. Il tentativo che era stato già avviato nel passato, se vi ricordate, io a me ho dimenticato nella presentazione che c'è stato anche un altro tentativo della Giunta Sprelli, di cui anche io facevo parte, insieme a Pasquale Totoraziel e anche a Francesco Pellucci, si tentava in quel periodo, se vi ricordate c'era la possibilità di fare dei parchi letterari nel Mezzogiorno d'Italia, noi tentammo di fare un parco letterario in onore di Nicola Sole, però purtroppo non andò a buon fine, perché si preferì altri parchi letterari nella nostra regione, e quindi quel tentativo. Il nostro tentativo, come accennava la consigliera Teodora Cicchelli, è che se abbiamo fallito quel tentativo di creare un parco letterario, che oggi non se ne parla più, noi potremmo creare proprio una rappresentazione teatrale all'interno del nostro borgo antico, dove poi ha avuto i natali il poeta Sole, la strada lui dedicata, la lapide sull'abitazione,
di poter recare anche lì, stiamo vedendo con i proprietari, di utilizzare quella struttura per creare una specie di caffè letterario, fare degli incontri che possono essere di vari aspetti culturali e artistico di quella struttura, e quindi far riscoprire il sole sotto anche una veste diversa, facendo anche un percorso itinerante del poeta nei vicoli dell'antico borgo di Senise.